Piacenza e tutta l'Emilia-Romagna torneranno in zona gialla da lunedì, ma l'incertezza di ieri sulla data ha fatto sì che molti ristoranti piacentini accettassero e poi annullassero diverse prenotazioni. La provocazione di Lertora della FIFE: aprire di domenica per gli imprenditori avrebbe significato molto, se qualcuno volesse farlo già domani non potrei dargli torto. Oggi 6 decessi e 76 nuovi casi di positività al Covid nella nostra provincia. È stato grazie anche alle segnalazioni di alcuni cittadini che i carabinieri di Fiorenzuola sono riusciti a sgominare una banda di 4 giovani romeni che tra novembre e dicembre scorsi mise a segno numerosi furti tra la Val d'Arda e la Bassa Piacentina, con un bottino tra oggetti firmati e gioielli di 50.000 euro. Non c'è stata la scossa sperata con il cambio dell'allenatore. La prima di Mister Scazzola sulla panchina del Piacenza si è conclusa con la sconfitta interna per 2-0 contro il Pontedera. Decisive due gravi disattenzioni difensive. Importante vittoria in ottica salvezza per i Lions Rugby contro le Fiamme Oro.